in un comune di queste dimensioni 11 milioni di euro, per quelli della mia età sono 22 miliardi di vecchie lire, non sono una piccola cosa, sono una cosa che cambia la faccia del territorio. Ascoltavo il sindaco, il vice, abbiamo altre opere in cantiere, ma insomma veramente sarà un'amministrazione che nel giro di 5 anni avrà cambiato la faccia di questa bella cittadina. Ed è veramente una grande soddisfazione per voi, per l'amministrazione, ma anche per la regione, perché vede che le risorse impegnate fruttano, danno luogo ad opere. Questa è particolarmente significativa, perché magari si vede di meno come opera di arredo urbano, pesa anche come opera di arredo urbano, c'è un grande parcheggio che comunque è al servizio di tutti, ma diventa un attrattore di impresa e quindi è una cosa che sul medio periodo può essere una delle cose più importanti che si fanno a Casapesenna, nel senso che qui si crea lavoro, cioè vita. Oltre a tutto quello che ha fatto questa amministrazione, dimostrando di avere grande coraggio, come ha detto il vice sindaco, ma soprattutto perché ha saputo ben utilizzare quelli che sono i fondi regionali e i fondi europei messi a disposizione, perché su questo, diciamo, è stato fatto un lavoro dalla Regione Campania, un investimento vero per realizzare sviluppo e occupazione. Realizzare una condizione di questo tipo significa realizzare un nuovo volano di sviluppo per le nuove generazioni e far sì che le aziende che stiano qui abbiano anche un centro servizi nel suo complesso, come stiamo adesso oggi qua, per fare tante cose e per dire che, come dire, Casapesenna si riscatta da quella che era una condizione precedente a quella che era una condizione di sviluppo. Ecco perché a mio avviso dobbiamo lavorare sempre nella direzione di fare più sviluppo, più occupazione, perché solo se facciamo più sviluppo, più occupazione contro la criminalità, contro, diciamo, qualsiasi condizione di questo tipo, aiuta i giovani a restare qua.